Eccoci qua. Buonasera, mercoledì sera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Non avete bisogno di presentazioni, però c'è sempre qualcuno di nuovo. Allora, in ordine orario, da me che appaio a destra, Thomas Manfredi a Parigi, Costantino De Blasi a Milano e Gianluca Codagnone da Milano. La settimana. Andiamo in senso anti-orario. Gianluca, novità della settimana che meritino un commento. Allora, io parlo di questa cosa che è culminata ieri con la lettera di risposta del governo italiano all'Unione Europea sulla manovra e praticamente il governo italiano ha risposto in buona sostanza: noi teniamo la manovra col deficit al 2,4, l'unica cosa che hanno scritto in più è che faranno uno 0,7 in più di privatizzazioni entro il 2021, quindi il debito di uscita del 2021 dal 126,7 andrebbe al 126. A questo punto si apre, diciamo, un pattern abbastanza chiamato, nel senso che ne avevamo già parlato al filmato della volta prima, che è il seguente: la Commissione il 21 o il 22 si riunirà, dirà che l'Italia molto probabilmente è in procedura di eccesso di deficit, ma nella fattispecie si chiama Excess Deficit Procedure, ma rileva il debito, non tanto il deficit, nel senso che noi già nel 2017 non eravamo compliant ai livelli, diciamo, a quelli che vengono definiti medium term objective, che sono dei sentieri di riduzione del debito su GDP con cui ci si accorda per ogni 3 anni, che Padoan, che era l'ultimo, aveva fatto l'ultimo documento di finanza pubblica compliant con questa cosa qui, prevedeva un'uscita con debito su GDP del 122% nel 2020, il nuovo documento di finanza pubblica licenziato dal governo in carica ha un debito di 4 punti più alto, quasi 5, nel 2021, e su questo noi avremo una procedura di infrazione che la Commissione dovrebbe decidere il 21, dopodiché il 3 di dicembre ci sarà un Ecofin e il 6 di dicembre il cosiddetto gruppo economico della Commissione. A quel punto capiremo che tipo di escalation ci sarà, cioè in teoria la Commissione potrebbe anche la Commissione, l'Ecofin eccetera potrebbero anche decidere che si va direttamente alla multa, perché noi essendo non compliant dal 2017 ci riprenderebbero l'infrazione che ci era stata evitata e quindi potrebbero costringere l'Italia a depositare una somma tra lo 0,2 e lo 0,5 in un conto del PIL, quindi tra 4 e 9 miliardi in un conto, e poi decidere magari con l'Ecofin del 22 gennaio se quella è una multa oppure se il governo ha messo in pista delle azioni per ridurre questi target di debito. Quanto sarà rapida l'escalation? Direi che ci sono 4 attori in questo momento: ci sono i mercati, l'Unione Europea, il governo italiano e i paesi membri. Secondo me il tema verrà dalla reazione più che dell'Unione Europea, del governo italiano o dei mercati, verrà dai paesi membri, che vedremo, ma non butta bene a vedere le prime dichiarazioni, vedremo che dichiarazioni faranno. Però diciamo che mentre l'Unione Europea può in un certo senso dire sì, sei in deficit, in excess deficit procedure, e poi magari soprassedere sull'escussione della multa immediatamente, magari qualche paese membro che i sacrifici li ha fatti, tipo Spagna e Portogallo, magari si risente e chiede un'azione più incisiva. Questo lo vedremo. Le uniche due procedure di deficit, di excess deficit, che sono state fatte nella storia dell'Unione Europea erano contro Spagna e Portogallo, ma poi i governi hanno rimediato e quindi non si è arrivati al punto in cui è arrivata l'Italia, sono state levate prima. Il nostro governo non dà nessun cenno di voler correggere le cose che gli sono state chieste e quindi entriamo per la prima volta in un cosiddetto uncharted territory in cui vedremo che tipo di svolgimento c'ha questa cosa qua. Mercati guardano la Commissione guarda i mercati e vedremo un po' se c'è un'accelerazione, un deterioramento oppure no. Secondo me è una posizione molto a rischio, in presenza di uno slowdown mondiale l'Italia si è messa proprio come vaso di coccio, e poi vedremo un po'. Però il pattern da un punto di vista delle date è questo qua, cioè 21 novembre, 3-6 dicembre, poi 22 gennaio l'ultimo Ecofin. Ok, vabbè, quindi continuerà per un po' questo gioco di attese reciproche, tutti hanno paura di fare una mossa. Molti sono preoccupati,
in realtà tutto verrà deciso dai fatti, cioè la situazione economica, la sua evoluzione. È un po'. Secondo me i nostri eroi cercano di tirare avanti, di tirare avanti la lattina, che è brutta però in italiano, è meglio kick the can, che è più bello in inglese, fino a maggio quando ci sono le elezioni europee, contando che i mercati stiano lì un po' fermi in un limbo, pensando che la Commissione europea non oserà sparargli addosso perché gli darebbe un'arma di propaganda. Secondo me invece se la Commissione deve fare qualcosa tenderà a farlo ora, perché sennò poi si va troppo sotto elezioni e veramente può diventare un'arma di propaganda. Quindi tutti sti calcoli qui in questo momento sono un po', ognuno, cioè, la vede un po' a modo suo. Io penso che proprio perché ci sono le elezioni non può passare il messaggio che un governo che scartella così brutalmente da delle regole su cui ci siamo messi tutti d'accordo lo fa e non succede un tubo. Anche perché prima ci sono stati dei governi che si sono fatti un mazzo tanto, no? Quindi, cioè, questi qui non è che stanno lì a vedere noi che facciamo i fenomeni. No, tra l'altro, cioè, mi sembra, scusa Gianluca, l'unica cosa che volevo aggiungere a questa cosa, mi sembra che i famosi alleati sovranisti del governo italiano siano poi in realtà quelli che sono più furiosi. Certo. Cioè, perché gli unici sovranisti coglioni li abbiamo noi. Neanche dove... Esattamente. Cioè, Austria, tutti questi paesi, voglio dire... O anche la Bavaria stessa, uno pensa veramente che l'alleato italiano in Germania sono i bavaresi, ma penso che sarà anche peggio, sarebbe anche peggio. Sì, ma perché sovranismo uguale scasso i conti, cioè non è che proprio è solo qua, per ora. Esattamente. Per gli altri il sovranismo, quando c'è, non pago i debiti degli altri. Ecco, appunto. Che infatti ha a che fare un po' con quello che menzionavo un attimo fa di Corsaco, Costantino, no? Sì, sì, sì. Allora, comincio un attimo riprendendo un attimo le ultime parole di Gianluca a proposito della lettera che è stata inviata e le reazioni che sono venute dai nostri, appunto, eroi citati da Gianluca. Allora, a me sembra abbastanza evidente che c'è, che se ne dica, un atteggiamento abbastanza di prudenza da parte dei membri della Commissione, Moscovici, Setteno, eccetera, eccetera, che sono tutto sommato abbastanza... come dire, sul pezzo di calmare un pochino le acque, no? Di metterci su una coperta umida, sempre per tornare a qualche inglesismo. Mentre invece i toni vengono continuamente esacerbati dai nostri. La letterina, e prima ancora della letterina, il comunicato stampa fatto da Tria, è una letterina che è uno sfottò, una presa per i fondelli, perché risponde mele a pere, perché parla di crescita del PIL che non si negozia, quando sappiamo tutti quanti che non è quello il tema che è stato posto all'ordine della Commissione, o meglio un tema indiretto, perché la Commissione dice con quello che state facendo voi quella crescita dell'1,5% non riuscite a raggiungerla, ma avete un problema invece di indebitamento e di deficit. La risposta di Tria secondo me suona beffarda, quella di Salvini oggi, di Di Maio oggi, suona offensiva, onestamente. Ma offensiva per la logica e per l'intelligenza. Non le ho viste, cosa hanno detto? Beh, Salvini ha detto che quelli di Bruxelles sono grafomani e non dovrebbero pensare a scrivere le letterine. Perché noi siamo sovrani, facciamo quello che cazzo ci piace fare. Se abbiamo un problema di povertà, dobbiamo poter spendere i soldi per risolvere la povertà, dobbiamo cercare la piena occupazione. Cioè, tutta roba che... può essere affascinante sotto certi punti di vista, ma è beffarda rispetto alla realtà dei numeri. Di Maio ha farfugliato, fondamentalmente, ha farfugliato le solite menate, i soliti slogan. Quindi nulla di nuovo sotto quell'aspetto. Secondo me l'atteggiamento nuovo è quello di Tria, che si sta rivelando effettivamente il ragioniere di questi signori e non quello che cercava il maggiordomo e non quello che cercava di fare resistenza. Cioè, l'atteggiamento di Tria, secondo me, nelle ultime settimane rispetto a quelle precedenti, rispetto alle settimane che precedevano la stesura della nota di aggiornamento al DEF, è abbastanza cambiato. Sull'altro fronte c'è l'ennesima conferma che il ciclo sta rallentando, e sta rallentando pesantemente, perché sono usciti dati tedeschi e c'è un GDP della Germania che arretra addirittura dello 0,2. Noi abbiamo fatto, no, crescita piatta, zero. Ah, quindi il terzo trimestre tedesco è negativo. È negativo, esatto. È negativo.
Allora, i sovranisti nostri hanno voglia, quelli che odiano la Germania, sia a livello, come dire, molto popolano. Festeggiando, no? Stanno festeggiando, ovviamente, stanno festeggiando. Poi andiamo a vedere i numeri e scopriamo, ma c'è poco da scoprire, che la Germania è uno dei principali partner commerciali italiani. È vero che noi abbiamo un disavanzo nella bilancia con la Germania, però comunque noi esportiamo quasi 55 miliardi di merci verso la Germania, che poi sono molto spesso, perché riguardano fondamentalmente la meccanica, anche quella di precisione, cioè i settori ad alto valore aggiunto, sono quelli che poi consentono alla Germania di esportare. Allora, se diminuiscono le esportazioni tedesche, diminuisce anche il lavoro per i nostri terzisti, che sono bravi. Ci sono, come Gianluca sa bene, ci sono dei poli di eccellenza in Italia, sotto, nell'automotivo, nella meccanica di precisione, nell'ingegneria. Quindi esultare perché la Germania arretra, beh, significa darsi tafazianamente una grossissima bottigliata sulle palle, perché veramente non si è capito come va il mondo. No, ma esatto, infatti volevo solo aggiungere un dato a questo fatto, a questi dati bellissimi che tu hai citato. Allora, se tu prendi la correlazione dei tassi di crescita trimestrali, trimestre su trimestre, vedi esattamente questa cosa qui. La Germania ha rallentato, l'Italia ne ha risentito più della Francia. La Francia nello stesso periodo ha fatto più 0,4 sul trimestre precedente. Che cosa significa? Semplicemente quello che ricordavi tu, che l'Italia è più integrata nella catena del valore, della catena del valore mondiale, e quindi ne ha subito risentito di più. Quindi quello che non diciamo si capisce esattamente. Noi abbiamo un grande pezzo di manifatturiero buono, specialmente centro-nord e nord, che si è qualificato e piazzato a fornire pezzi anche di alta qualità ai tedeschi che fanno il prodotto finito. Nella misura in cui il loro ciclo parte, arriva da noi come domanda con un po' di ritardo, un po' arriva, e quando il loro ciclo rallenta, lo sappiamo benissimo, il nostro rallenta automaticamente. Sì, i primi tre settori di export nostri verso la Germania sono appunto componenti auto, l'elettronica che dicevamo, il packaging, interessante, tra l'altro ci sarebbe pure da approfondire, dove anche lì abbiamo delle eccellenze nel packaging, e poi gli altri settori, vabbè, quelli tradizionali italiani. Però di gran lunga i settori che tirano di più verso la Germania sono quelli, ripeto, ad alto valore aggiunto, dove c'è quella che diceva Thomas, la filiera del valore. Per cui esultare perché i cattivi tedeschi cominciano a soffrire anche loro è veramente una cosa fuori dal mondo, priva di senso, priva di senso logico. Il dato è molto preoccupante, cioè noi abbiamo delle proiezioni che sono decisamente, che indicano un deciso rallentamento dell'economia. Questo rallentamento sembra, con i dati di oggi, poi vedremo con il prossimo quarter che cosa succede, che è ancora più veloce di quello che si ipotizzava. E noi affrontiamo tutto questo con le barzellette. Attendiamo con una certa ansia il dato americano, che fra un po' spunterà. Nel frattempo, cioè, è anche il caso di dire che i rallentamenti ci sono, i cicli europei rispetto a quello americano sono diventati più corti, più asfittici, anche se quando uno guarda la media europea, togliendo l'Italia, più o meno il resto cresce come gli Stati Uniti nell'arco degli anni. E la situazione nostra è quella che è. Thomas, tu cosa vedi? Io solitamente, come al solito, voglio essere un pochettino più pungente dal punto di vista politico. Vi voglio parlare di una cosa che è avvenuta in questi giorni. Sappiamo bene che quando il governo presenta una legge di bilancio, solitamente ci sono le audizioni di Banca d'Italia, Istat, IMS, nelle commissioni parlamentari, che cercano di valutare un pochettino in anticipo quello che sono gli impatti delle misure che i governi prendono. E io mi sono letto un po' tutte le audizioni, quella che ho trovato molto interessante, ne ha parlato anche Mario Seminerio, fastidio tra l'altro, era praticamente questa valutazione di Istat su chi sono gli avvantaggiati o gli svantaggiati della famosa manovra fiscale chiamata flat tax, che flat tax non è, ma è una grande bufala, come vi mostrerò in pochissimo tempo. Perché dico che voglio essere un pochettino più politico? Perché, come si sa, nelle politiche economiche solitamente ci sono sempre avvantaggiati e svantaggiati. È naturale, in qualsiasi politica economica ci sono chi se ne avvantaggia
e chi invece ha svantaggi. Allora, la retorica di questo governo, o la retorica che troviamo sui giornali, è quella che praticamente 5 Stelle e Lega stanno comprando il consenso, che è assolutamente vero, però questa cosa mi è sembrata interessante perché vedo invece un gruppo di persone che sembrano un pochettino più toccate da questo, perché ovviamente, cioè, ci sono sempre dei trade-off, non è che puoi far accontentare tutti, nel senso, ci sono parte della parte di gente che vota Lega, che poi è quella che ricordava Costantino, sono gli imprenditori magari che hanno delle filiere un pochettino più interessanti, sempre piccole, ma però con un pochettino più di valore aggiunto, un pochettino più di produttività, che saranno assolutamente svantaggiati dalla manovra fiscale del governo, che prevede cosa? Prevede praticamente l'eliminazione di quella che era chiamata, adesso ve lo mostro anche se volete, questa tabella, era l'ACE, praticamente era un abbattimento dell'IRES, a cui c'era anche collegato una proroga del cosiddetto maxi ammortamento. Tutta questa parte è stata eliminata ed è stata invece aggiunta la famosa mini IRES che è stata chiamata flat tax. Praticamente dai dati che l'Istat ha stimato con il suo modello microeconometrico, credo che sia abbastanza reliable, nel senso un modello microeconometrico, loro hanno dati molto dettagliati su tutte le imprese. Che cosa mostra queste stime di Istat? Praticamente mostrano che la percentuale di avvantaggiati in tutto l'universo delle imprese è pari al 7% del totale, mentre saranno svantaggiate quasi il 40%. Quindi praticamente nel globale della popolazione delle imprese italiane il 40% pagherà più tasse. Quanto pagherà? Dai dati dell'Istat pare che pagheranno il 2% in più del totale. La cosa interessante, che poi io sono andato a vedermi praticamente in queste tabelle, è che solitamente si dice che la Lega ha come target di questa dell'imprenditoria la piccola impresa. Se noi andiamo a vedere per la piccola impresa, tutta questa manovra fiscale dal punto di vista delle imprese, che cosa condurrà al fatto che gli avvantaggiati saranno lo zero, nella classe di addetti con zero addetti, ovvero i self-employed, quelli che si hanno in mente, quelli che sentiamo solitamente sui giornali ogni giorno, solo 0,2 sarà avvantaggiato, mentre il 30% sarà svantaggiato e pagherà il 5% più di tasse. Questo mi sembra. Thomas, lascia che ti faccio una domanda, non so, perché non ci siamo parlati prima, ma magari è una domanda complicata perché richiede dati micro, quindi non so se hai avuto il tempo di guardarli. Io ho citato anche io ieri, un po' al volo per l'editoriale sull'inchiesta, quei dati Istat, perché li avevo visti gli aggregati. Hai dei dettagli sullo specifico, il tipo di imprese avvantaggiate e svantaggiate? Perché mi sorprende un po' che venga fuori questo dato degli svantaggiati fra i super micro, che fondamentalmente sono praticamente self-employed singoli, molte volte in realtà poi lavorano per qualche impresa, no? E hanno semplicemente costruito una partita IVA. Allora, quello che c'è da dire. Questi mi sembra che ammortamenti, che superammortamenti fanno questo? No, esatto. No, allora lì secondo me è l'abrogazione dell'ACE. Allora, praticamente se io vedo i dati qua, è l'abrogazione dell'ACE che gli pesa per 4,7 di svantaggio, cioè vanno a pagare di più per l'abrogazione di questa norma del il 5% in più, e praticamente. Mentre invece il superammortamento conta per quasi zero, appunto, come dicevi tu, e la mini IRES avvantaggia solo per 0,1 in media di tasse medie pagate in percentuale l'anno dopo. Quindi praticamente aver abrogato l'ACE, aver introdotto la mini IRES si rivelerà una manovra non troppo intelligente, perché queste persone, questi self-employed, pagheranno di più. Pagheranno assolutamente di più. Un'altra cosa che mi sembrava interessante era che questa praticamente, se uno vede la scala, la stessa cosa si può dire per le imprese con classi di addetti da 1 a 9, le cosiddette microimprese, quindi fino a 10 dipendenti, anche lì l'abrogazione dell'ACE porterà a pagare una maggiore tassa per 3,1% in più nel 2019, la mini IRES praticamente compenserà solo per lo 0,8, quindi in totale andranno a pagare il 2,5% in più l'anno prossimo di tasse. Quindi questa cosa mi sembrava abbastanza interessante, è passato un pochettino
diciamo in sottofondo, mi sembrava una cosa interessante, che va anche contro una certa narrativa governativa che non sembra confermata dai dati, non sembra assolutamente confermata dalle simulazioni di Istat. Ok, cioè, quindi sì, è rilevante, cioè, al di là del giudizio tecnico che noi possiamo dare su queste varie operazioni, che è il solito mischiar di carte, agevolazioni di qua, aumenti di là, la politica fiscale italiana è una follia, specialmente per le imprese. Sì, è rilevante, no, che diciamo in realtà esatto, colpiscono quelli che poi invece a parole dicono di... Sì, no, esatto, probabilmente vedremo se ci saranno reazioni da questi elettori. Qui io vi voglio di nuovo provocare, anche se mi rendo conto che è un tema che tiro fuori tutte le settimane, però ammetto, a me colpisce molto, comincia quasi a ossessionare una grande parola, però insomma, ci penso continuamente, perché anche nello scrivere, io non so più cosa scrivere, il tutto mi sembra perfettamente assurdo, e ogni volta che sono appena tornato in Italia, riguardo con un attimo di attenzione giornali, media italiani, ascolto un po' di opinione, leggo qualche mezzo editoriale, tutto questo non appare. Cioè continua appunto la retorica, cioè è possibile avere uno come Salvini che se ne esce, non mi ricordo se la frase la citata da Costa prima, no, e può dire con la più totale tranquillità, ah ma noi abbiamo i poveri, quindi dobbiamo spendere i soldi per aiutare i poveri, che è una balla ovviamente, perché per aiutare i poveri è una roba imbarazzante, neanche la Caritas dice queste cose qua, i governi non sono la Caritas, è una forma di descrivere politica economica degna del 1700, del 1600, dove c'è il signor Otto che dice devo dare un po' di pane ai poveri, no? Ma perché non riusciamo? Dove sta la divisione? Il solito problema, questo messaggio che gira, e siamo rimasti veramente in pochi a dire, perché l'altra cosa drammatica che noto è che c'è un allineamento anche di persone capaci, che per amor, per un certo senso di nazionalismo, di patriottismo, tacciono sulla realtà delle cose. Ah, Michele, però sono d'accordo, però c'è una cosa che io sto notando, non so se ha valenza assoluta questa cosa. Ho l'impressione che da quando è uscita, prima da quando è uscito la nota di aggiornamento al DEF, e poi il documento programmatico di bilancio, un certo atteggiamento da parte della stampa, mi riferisco alla stampa mainstream, ovvero Corriere, Repubblica, vabbè, Repubblica ha ingaggiato proprio una battaglia contro 5 Stelle, meno con Salvini che infatti viene relegato sempre. Sì, però sai, Repubblica ha ingaggiato una battaglia che è fondamentalmente propaganda elettorale per gli propaganda per come noi andiamo spiegando. Ma sono cambiati gli editoriali del Sole 24 Ore, che da un po' di giorni... Sì, allora, mentre nella parte... Ho visto delle cose del Sole 24 Ore in decenni. Sono anche cose che andrebbero cestinate, bruciate e fatti riti voodoo contro, quello assolutamente. Però sui numeri, ci sono alcuni giornalisti del Sole 24 Ore, alcuni li conosciamo anche noi, che stanno dicendo le cose che diciamo noi da tempo e che pian piano, man mano che escono questi studi, queste proiezioni di Istat piuttosto che di Fondo Monetario, eccetera, eccetera, le riportano. C'è una parte nel Sole 24 Ore che è legata alla cronaca pura, anche finanziaria, e c'è una parte legata alle opinioni dove finalmente si comincia a leggere qualche cosa di condivisibile, perché viva Dio, di fronte a certi numeri non si può sempre girare lo sguardo dall'altra parte. Allora io ho l'impressione, ma ripeto, una mia sensazione da lettore avido di diversi quotidiani tutti i giorni, che qualcosina il paradigma dell'informazione, quella un pochino più approfondita, stia leggermente cambiando. Poi accendi la TV e come sai accendi la TV e ti cadono le braccia, perché vedi veramente le interviste fatte supinamente, lingua a terra, e, volendo citare Travaglio che ha scritto un libro simpatico e divertente, al netto di quello che dice e che pensa, specie di questa fase politica, il libro si chiama Slurp ed è dedicato ai giornalisti che fanno le interviste una schiena dritta, ma schiena molle, accendi la TV e ti trovi quel tipo di giornalismo che non rileva neanche le cose più macroscopiche, le puttanale cretinate più macroscopiche che vengono dette. Però ho l'impressione, ripeto, è una mia impressione, che qualcosina nell'informazione cartacea stia cominciando a cambiare, perché di fronte ai numeri
che sono così incredibilmente folli e surreali, non si può girare lo sguardo dall'altra parte. Voi come la vedete? Io ho tratto la cartacea, ormai non lo leggo più, e forse sono molto influenzato da social, televisione. Io cerco di seguire, la mia opinione ovviamente sulle questioni tecniche dell'economia me la faccio con i dati, senza leggere gli editoriali, con l'analisi mia, parlando con persone come voi, che ne sanno più di me, non di certo leggendo Rampini, Fubini o Gabellini, no? E quindi invece no, cerco di capire cosa pensano i non tecnici, non addetti ai lavori, quindi la gente, chiamiamola normale, che poi è una varietà enorme di persone, va dal ragazzino disoccupato all'amministratore delegato dell'azienda. E lì noto ancora sì, quello che ho detto, ma forse è un'impressione mia, perché qui il problema vero, ma lo sposto un po' sulla politica, perché ormai sull'economia, è chiedersi cosa devono fare persone come noi e altre per provare a costruire canali, luoghi di discussione pubblica su una strategia di crescita del paese. Cioè io non credo sia possibile, sono tutti lì che farfugliano da Calenda, questi tutti gli orfani, o neanche tanto orfani di Renzi, perché Renzi continua a essere lì, no? A inventarsi le alternative politiche, che sono però tutte simboliche, senza proposta. Mentre io credo che se un'alternativa politica a questo sfacelo ormai trentennale deve uscire, non può non uscire da un programma di crescita e risanamento condiviso. Quindi ecco, io la vedo così, forse ingenuamente da intellettualoide o da intellettuale, ma mi domando su che canali costruire un dibattito che complica il 10% della popolazione, che ci sono delle altre strategie di crescita da adottare. Io sono uno che si accontenta del 10-12% dell'elettorato, non è che spero di avere un 30% che si convinca di fare altre cose. Michele, 10 secondi e poi lascio la parola agli altri. Dal gente come il PD non ci si può aspettare niente, ma per quale motivo? Se questo governo fa più deficit, il governo precedente, i governi precedenti, hanno seguito fondamentalmente le stesse politiche di maggior deficit e di spese, di aumento della spesa corrente, perché poi tu puoi fare deficit buono e puoi fare deficit cattivo. La sostanza è che questo governo Lega 5 Stelle sta facendo su altri capitoli di spesa la stessa politica di spesa che hanno fatto i governi Renzi e in parte Gentiloni. Quindi non possono attaccare, non possono rappresentare loro un'alternativa. Io mi immagino che quelli con un po' di neuroni che funzionano all'interno del PD si sentono anche in imbarazzo, perché dicono: ah cazzo, questa cosa magari l'avremmo potuto fare noi. Quindi non possono criticarla nel merito, possono alzare un po' la voce, possono attaccare le cose più incredibili e più folli che vengono dette e scritte da quei signori, ma più di tanto non possono fare. L'alternativa deve arrivare da un'altra parte, se ci deve essere un'alternativa. Mi taccio e lascio la parola, che ho parlato tanto. Che fa, Thomas? Cosa dico io? Cosa dico allora? Cosa penso? Un incredibile momento di silenzio. Ci criticano tutti. Voglio essere ottimista. Secondo me, è un problema di insiemistica questo qui. Bisogna trovare praticamente l'intersezione di insiemi che riescano appunto a, non so, ad arrivare quel famoso 10% che riesce a fare massa critica. Secondo me è fattibile. Allora, discutiamo un pochettino prima anche con gli altri, con Gianluca. C'è una grande area che è quella che si astiene dal votare. Secondo me si astiene dal votare in un paese come l'Italia, dove ha sempre avuto dei tassi di partecipazione al voto altissimi in Italia, onestamente. Quindi secondo me tutte queste persone che non votano, tutti questi cittadini che non votano, un po' perché onestamente, cioè dopo 20-30 anni di questa politica veramente di bassissimo livello, Berlusconi, questi personaggi ridicoli, adesso vediamo questi altri, se ne vanno al Costanzo Show, fanno i buffoni, si saranno anche stancati, non si saranno stancati. Cioè, credo che anche ci sia anche questo mero effetto che uno non ne può più, cioè veramente dopo 20 anni senza risultati, non ci saranno risultati nemmeno questa volta, credo che una buona parte dell'elettorato, di questo elettorato, sia assolutamente mobilizzabile. E poi c'è invece tutta un'altra parte che è un insieme intersecato fra, come diceva Costantino,
chi vota il PD però ha un'impostazione pro-impresa e non il solito PDino tutto stato e distintivo che conosciamo e che tanti danni ha fatto all'Italia. C'è una parte di imprenditori, magari vecchi bacucchi a cui piace ancora Berlusconi, tutto quello, che possono essere mobilitati da un certo tipo di messaggio che non sia puramente narrativo e che sia un pochettino più razionale. Quindi secondo me è assolutamente fattibile, cioè il 10% di persone si può mobilitare. Trovare i canali non è semplice, bisognerà per trovare effettivamente, oltre ai discorsi razionali, serve sempre un pochettino di narrativa per far passare il messaggio di come far crescere il paese, nel senso servono messaggi semplici, capibili dall'elettorato, non troppo tecnici. Questo è difficile, però secondo me cioè, lo spazio c'è per fare queste cose. Non ho idea di come, però lo spazio c'è. Secondo te c'è? Sì, cioè, forse dovremmo anche chiedere ormai alle svariate migliaia che in una maniera o nell'altra ci ascoltano, per carità, non sono centinaia di migliaia, questo è un altro problema che dovremmo porci. Ma ha scritto in parecchi, dice, sì, ti ascoltano in 10.000, a volte più, a volte meno, dice, però dovrebbero ascoltarvi in 500.000. E noi ovviamente con queste cose fatte in casa in ufficio lì non ci arriviamo. Ma qui c'è anche Costantino che con me ha vissuto l'esperienza di fermare il declino. Metterci a fare i leader politici credo che abbiamo zero voglia. Quindi qualcuno l'altoparlante lo deve provare a fare. Messaggio secondo me, ecco, perché un messaggio che dice mettiamoci a lavorare, si può tornare a essere un paese dinamico, esatto, ottimista, di crescita, non vende? Perché guardate, in questi due giorni, quando sono tornato alla Cina, ho insegnato qua a Venezia di corso, ho fatto 10.000 cose e un po' ho girato per Venezia. E devo dire che vedi, cioè Venezia è un po' diventata, vorrei riuscire a trovare il tempo a scriverci un articolo un po' ben scritto. È una metafora dell'Italia, è pieno di vecchi incazzati e di turisti scatenati e di disgraziati, non c'è altro. Cioè, è una città che io ci sono cresciuto, adoro, e da questa, e la vedi, cioè questo posto bellissimo, questa potenzialità enorme, e c'è queste tre robe qua. E i muri scalcinati, in realtà restauri pochissimi, qualche roba qua e là, no? Dei grandi ricchi, la Fondazione Prada, ma per il resto... Gianluca, sei lì con l'aria mesta che scuoti la testa. No, io penso che tutta questa cosa qua è il risultato di 20 anni o 30, anzi, di stagnazione, no? Cioè, alla fine, quando non hai crescita, quindi non salgono i salari reali, come diceva Thomas l'ultimo filmato, in pratica, alla fine, è solo una ridistribuzione della torta, più o meno meritocratica che sia. Cioè, è ovvio che la parte che... Se poi non è meritocratica, hai una marea di incazzati. No, come nel caso italiano, cioè qui la gente, per essere chiari, non è che si incazza con Bill Gates, che voglio dire vende il software, si incazza con uno che è messo in nomina politica e guadagna centinaia di migliaia di euro senza meriti, no? Cioè io credo che il repulsum sia verso questa roba qua, non è che ce l'hanno con chi guadagna i soldi perché vende un sacco di roba, no? Per cui non è che ci sono, non c'è che ci sono i boicottaggi della Apple, hanno tutti l'iPhone quelli che sono incazzati. Quindi voglio dire, il tema è un altro, prendono tutti EasyJet, eccetera, eccetera. Quindi secondo me il tema è che dopo 20 anni di stagnazione non è che ti puoi aspettare che la gente non sia incazzata, sono tutti più o meno incazzati. Allora il tema secondo me è quello che insegni tu, Michele, no? Come si fa a far ricrescere l'economia di un paese? E io ho cercato di dirlo nell'ultimo filmato. La risposta che abbiamo avuto qua è sempre una torre di Babele statalista, no? È sempre a chi arriva lo Stato e risolve lui. E come ormai dovrebbe essere chiaro più o meno a tutti, a parte quelli che non lo vogliono vedere, che purtroppo sono tanti, è che la risposta dello Stato, almeno del nostro, diciamo, non è che sono tutti uguali, ma del nostro, non ha portato, lo dico in maniera politica, non ha portato a crescita diversa dallo zero. Quindi il tema è che quando Salvini dice io provo un'altra medicina, no, cazzo, è la stessa, e quindi al di là dei deficit, il numeretto, il 2, il 3, il 5, il 22, è sempre gli stessi, come diciamo qua a Milano, no? Quindi alla fine ci si può aspettare che il paese cresca per questo tipo di, con questo tipo di risposte? No. Che ne dicano
Savonarola e Borghi. Sì, però in Italia è dominante ormai, è diventato, cos'è il cattolicesimo? Cos'è? Ormai è uniforme, capito? Questa è la cosa che ossessiona di più. Tutti, cioè... No, ma Michele, scusami se ti interrompo. Tutti sono convinti che la soluzione dei problemi di difficoltà economica, perché io odio quella parola povertà, la povertà è quella roba che vedi nelle campagne cinesi ancora, la povertà è quella roba che vedi a Sub-Sahara Africa, la povertà è quella che vedi nei quartieri poveri di Rio e di Mexico City, la povertà non è quella cosa che io vedo quando vado in Salento, quando vado anche... Non è quella roba lì. Michele, probabilmente visto che le ideologie sono morte per fortuna, no? Nel senso... Ma sembra di no, cioè una delle cose che... No, aspetta, le ideologie sono morte e sono state sostituite da un altro tipo di liturgia, no? Che nel caso italiano è tiriamo all'Unione Europea, no? Perché ci viene bene. Sì, sì. Ok? Cioè forse bisognerebbe cercare di contrastare questa gente un po', come ti posso dire, casa per casa, no? Mattone per mattone, via per via. Cioè, fai questa misura, cioè... Posto che, diciamo una cosa, alcune delle istanze di Lega 5 Stelle sono giuste, no? Per me sono le risposte che sono sbagliate, ok? Cioè, quando si dice che il processo deve essere più corto, i processi civili, penali devono essere più corti, la giustizia deve essere applicata, eccetera, chi cazzo è che è in disaccordo? Nessuno, no? Mm-hmm. Allora, il problema è che non si può risolvere con spariamo ai negri, questa roba qua, no? Per cui il punto è probabilmente un partito nuovo dovrebbe, invece che tirar su un'altra bandiera, che è non contro l'Europa, ma per l'Europa, non serve una mazza fare così, è contrastarli misura su misura e dire tu vuoi fare sussidio di occupazione? Non si fa così, si fa cos'ha. Cioè, secondo me, una via d'uscita potrebbe essere di andarli a prendere misura per misura. È una cosa molto faticosa, molto complicata, però mi sembra l'unica possibile perché... Posto che delle diciamo, esigenze ci sono e delle istanze ci sono e i voti li hanno presi su queste, è sulla risposta a quei problemi che bisogna combattere, non sul problema. Il negazionismo, dire questo problema non esiste, non serve, no? Va contrastato invece, secondo me, la risposta, per me. Io dopo un giro a Roma ieri, che ho fatto un giro vedendo un po' tutti i nostri eroi, cioè, mi convinco che è difficile batterli sullo storytelling, no? Perché è troppo facile il discorso per loro, no? È l'Unione Europea, l'euro, i vampiri tedeschi, tutte cazzate, però ci hanno lavorato anni e adesso è difficile arrivare con una bandiera di Gerusalemme e dire siamo arrivati noi, no? Per cui secondo me il problema, io proverei dall'altra parte, cioè mettendo in piedi delle risposte al governo, però poi bisogna avere i soldi, fare pubblicità, però misura su misura. No, cercando di sconfessarli sui provvedimenti. Però magari sbaglio. Però per far questo ci vuole una potenza di fuoco che ovviamente persone come noi della società civile non abbiamo e neanche possiamo metterci a fare il partito in cui seguiamo già questa cosa, pur essendo dei professionisti. E devo dire, essendo piuttosto facile spiegare come fare le cose in alternativa a questo governo, perché le fanno così male, così da culo, così ridicole, che non serve neanche studiare tanto. No, esatto, infatti. Esatto. Però Michele, scusami, hai ragione, ma tu le hai viste? Perché io no. Le ho viste cosa? Qualcuno che propone, non so, problemi. Ma era lì che volevo arrivare. Cioè, perché io no? Ho detto, cioè infatti, pur se essendo facile, questo quartetto qui e un paio di altri amici, a volte con Mario, eccetera, cioè insomma, 6-7 persone, no? 10, non è difficile elaborare proposte, però siamo gli unici. Cioè, io davvero, a me, cioè, giuro, non è questione di... Quando leggo quello che esce dalla bocca degli esponenti di punta del PD, vedo, perdonatemi, solo merda oppure fumo. È una scelta. Cioè, o il fumo, cioè delle volte mi capita su Twitter, perché cioè, di vedere la Boschi, ma no, cioè, delle cose allucinanti. No, senza andare con la Boschi, io ho letto, credo che Gentiloni abbia scritto un libro, che sta pubblicizzando un libro. Te pareva un altro che ha detto delle cose sulle banche, Gianluca,
impressionanti, cioè vuol dire che veramente lui, questo personaggio, anche Gentiloni, viveva su... Sì, ma lì Thomas, il problema della poca knowledge anche del quadro regolatorio delle banche, ma in generale dell'educazione scolastica, no? Cioè coinvolge tutti quanti, cioè questi qui hanno fatto nelle gestioni delle crisi bancarie, vabbè Thomas, tu, io e te ne abbiamo parlato tanto, no? Cioè hanno fatto degli errori che definire marchiani o elementari è poco, purtroppo, ma questo i vertici delle tecnostrutture pure, cioè sembrava che non avessero mai letto un testo normativo questi qui, avessero firmato le leggi senza sapere che cazzo c'era scritto dentro. Ecco, questa roba qui, secondo me, dà lo spazio per chi invece si è fatto il mazzo e le ha guardate queste cose, per trovare degli spazi diversi di azione che questi non conoscono nemmeno, perché non le hanno lette le cose. Cioè questa è la cosa che fa ridere qua, o piangere, perché purtroppo poi fa piangere. Per cui ogni volta qua sembra in Italia di stare al gioco dell'oca in cui hai beccato la casella di sfiga e ritorni allo zero. Perché ogni volta che arriva uno riparte da zero. Qui adesso ridiscutiamo di cose che in letteratura, con le manovre del governo nuovo, che in letteratura, le staffette tra pensionati, cazzate smentite da 45 anni di letteratura scientifica. Ma noi no, ridobbiamo ripartire da zero ogni volta. E questo è il tema, no? Che qui, cioè, forse bisogna creare una specie di nucleo di persone che fa delle proposte, che ha uno spazio politico, poi sui media. Il problema è, boh, lo chiedo a voi, ma i media hanno voglia di raccontare queste robe qua? Secondo me no. Il problema sono i media. Capito? Il problema sono i media. Capito? Il tema è quello lì. Senza nessun dubbio. Ho sempre detto, anche durante la nostra esperienza politica che Michele ricordava, il problema fondamentale non è tanto avere le idee, è un problema di forza fisica e mentale per poter seguire quello che succede e rilanciare con delle proposte, perché la critica, lo dico con molta onestà, è molto semplice, fin troppo semplice in questo caso. Era abbastanza semplice anche 2 anni fa, a dirla tutta. Però il problema fondamentale, lo scoglio più difficile da superare, è quello di avere accesso a canali di comunicazione che effettivamente vengano seguiti. Allora, questi video che sta girando Michele hanno un buon successo per i nostri standard, ma mentre mi guardavo la tua ultima lezione, Michele, ieri, per caso, sai come girano su un rullo i video su YouTube, mi è capitato un imbecille totale, ma veramente imbecille totale, che raccontava come aveva fatto soldi e come tutti potevano far soldi. E questi hanno centinaia di migliaia. Visualizzazioni, 700.000 visualizzazioni. 10 minuti di crescita clamorosa. Il blog video di questo personaggio inqualificabile, ormai sono finite le parole per qualificare Messora, chiamato BioBlu, su cui lui vive, specula e fa soldi, dove diffonde regolarmente bugie, bufale, invenzioni, ha regolarmente 500.000, 300.000. No? Questo Grossi, incredibile personaggio, allucinante, ex dirigente Banca Nazionale del Lavoro, tra l'altro uno di questi banchieri, bancari che hanno fatto i disastri. Esatto. Che adesso fa il predicatore della salvezza del popolo, cioè uno che in un ruolo dirigenziale a BNL è parte del gruppo dirigente responsabile del fallimento di quella banca, di tremendi disastri, che predica assurdità, l'abbiamo smontata con Andrea Moro, il video con Andrea Moro avrà 15.000 visualizzazioni, il video di costoro ne ha 20 volte di più. Questa è una realtà tremenda, ma per carità, forse quelli sono i numeri che devi avere se speri di prendere il 30% e pensi che la soluzione venga dal 30%. Va benissimo. Il vero problema però, ragazzi, è vero che va al di là delle analisi che noi possiamo provare a fare, e forse sì, l'idea è costruire una centrale di fuoco e di pensiero, come la descrive, di pensiero e di fuoco, la descrive Gianluca, che quotidianamente, in un certo senso, faccia il controcanto e mostri che esiste una strada per lo sviluppo. Perché secondo me, Michele, scusami, quei mezzi milioni di visualizzazioni sono anche frutto è come la cura di Bella, no? O di Nova, cioè sono frutto anche di gente disperata che non conosce alternative, no? Che la botta di culo, capito? Certo.
perché qua il problema è che nessuno gli ha presentato. Sì, lo so che c'è la disperazione in giro. Capito? Però ragazzi, il problema, Gianluca, ora che devi andare, te lo dico io, che non è che voglio mandarti via. No, vado infatti. No, poi chiudiamo così approfittiamo. Oggi Gianluca ha un appuntamento urgente, dobbiamo. Poi è molto divertente, alcune delle persone che ci seguono, questo lo devo dire, che evidentemente si sono abituati al fatto che a quest'ora più o meno il video c'è, ma finché eravamo qui, se avete visto, mi è arrivato almeno una decina di messaggi, dice, ma la che credo il mercoledì dov'è che mi sto preparando la cena? Pensa come gli va in digesta quando esatto, cioè, roviniamo la cena alle persone. No, però scusami, tutta questa roba qua, no, dico solo l'ultima cosa, che che la critica è facile, col PIL fermo da 20 anni, cioè che cazzo vuoi dirgli? Cioè che sono stati bravi? No, e questo va, governi sinistre, destre, centrosinistri, centrodestra, PIL sempre fermo, no? Quindi la critica è facile, la critica è lì da vedere, si fanno un chart del PIL, è finita la critica, punto. Il tema è che secondo me anche tutta questa disperazione dovuta dalla stagnazione, della mancanza di futuro, no? che la gente sente, va combattuta agganciandola a delle robe che si possono, pratiche, no? Che si possono. Quindi quando si parla per esempio del sussidio di disoccupazione, gli dovrebbe venire spiegato che l'unico modo in cui un paese si sostiene nel lungo termine non è solo erogare un sussidio di disoccupazione, ma erogare, cioè fare in modo che ci sia un programma di riscolarizzazione piuttosto che di riqualificazione, eccetera, eccetera, no? Alla gente gli devi dare una speranza. Che cazzo gli dai se no? I soldi perché escono fuori dalla calza della Befana? Cioè non credo che cambi granché. No, cioè, noi siamo d'accordo. Ragazzi, il problema è che sulla questione, a me delle volte viene nel sentirci parlare, no? Cioè, molte delle cose, cioè, non è che perché fermare il declino fosse la fine del mondo, ma stiamo, perché quelle sono le cose da fare. A cui adesso se ne sono aggiunte due o tre perché si è riaggravato ulteriormente il debito. La questione pensioni è stata ricomplicata da questi tentativi di quota 100, ma i problemi strutturali erano quelli nel 2011-2012 quando si è riflettuto sul problema di come far ricrescere il paese. Nel 2018-19 sono tali squali, sono tutti un po' peggio. Ecco, se volete, secondo me è diventato, a quel tempo lo lasciamo in sordina, forse a questo dovremmo dedicarci una trasmissione, dovremmo anche stimolare qualcuno dei nostri amici del sud che però riflettono sulle cose ad avere più coraggio. Ho avuto un po' uno scambio con Carlo Amenta ed altri l'altro giorno. La questione sud secondo me è diventata molto più drammatica. Lì è la cosa senza dubbio. Scusami, volevo solo aggiungere una cosa. Oltre a, appunto, a cercare un pochettino di avere un pochettino più di feedback da persone meridionali, anche avere un pochettino di più giovani, come avere un pochettino. Questa cosa mi ha sempre lasciato un pochettino perplesso, nel senso che abbiamo comunque giovani che sanno l'economia, la legge, hanno studiato, li vedo un pochettino disconnessi rispetto a questo. Cioè, li vorrei un pochettino più engaged, hai capito, rispetto a questa qua. Ma Thomas, engage. Vanno a lavorare a 1.100 euro a fare i pony, cioè, hai capito? No, ma parlavo un pochettino della fascia un pochettino superiore a questa. Ma hai ragione, però anche questa gente qua è scoraggiata. Li vedo un pochettino così, non troppo interessati da questa. Ma sono tutti scoraggiati. Ma ragazzi, sono tutti scoraggiati. No, fra la gioventù sì. Io adesso sto facendo rapidamente un mini corso a Ca' Fosca, iniziato appunto all'Altrieri, ho una trentina di studenti e sì, sono scazzati, cioè veramente ti guardano un po' attoniti a certe cose che dici, la fiducia nella soluzione politica è andata e quindi secondo me si lasciano andare anche loro questa roba, ma sì, lo scazzo, cioè la battuta, cioè è così. I più bravi sono, vogliono solo fare una cosa, i più bravi e i più decisi vogliono solo andare. È totale, guardate che la fuga è pazzesca, cioè, farò una cosa, però volevo scrivere delle cose sulla Cina. Cioè, io in Cina, ragazzi, a Pechino, anche grazie a questi qua, tra l'altro li saluto perché ci guardano,
un certo punto mi arriva un messaggio, un gruppo di italiani, architetti, piccoli emigranti, che hanno detto vediamoci, visto che è in città. A Shanghai esco da un ristorante con i cinesi che mi hanno portato a pranzo, cos'era venerdì scorso, giovedì scorso, non mi ricordo, no, scorso ancora due settimane fa, e ci sono due che mi stanno guardando, mi rendo conto, sono due italiani, anche loro arrivati lì, eccetera. Quindi la gente con le capacità sta andando. E quelli... No, Michele, scusa, devo salutarvi che devo scappare, voi andate avanti. Vai, vai Gianluca, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Cioè questa è la situazione, quindi sì, la capacità della gioventù che dovrebbe essere trentenne di dire me lo riprendo in mano io il paese non c'è, viene a mancare quella trazione, non c'è, lo si nota, non c'è, purtroppo lo si nota, e questo è il problema drammatico, cioè la mancanza di una gioventù attiva, capace, positiva che rimane qua e che dice ok, mi ribello allo stato di cose presenti. No, certo, ma si collega anche a quello che dicevi prima tu di Venezia, dove è pieno di vecchi, tutti rincoglioniti, incazzati. Purtroppo la situazione è quella. No, ma è vero, nel senso, se tu non hai giovani, cioè l'energia viene sempre fuori dai giovani. Se ci sono mille paper che mostrano che le startup con più successo normalmente sono sempre fondate da giovani. Negli ultimi 20-30 anni. Anche nella società civile vale lo stesso, cioè le energie che danno i giovani purtroppo sono mancanti in Italia. Quindi bisognerà vedere un pochettino come cercare di averli un pochettino più a bordo rispetto a questi messaggi che sono poi positivi, perché appunto, cioè, non è che stiamo parlando di... Però se non emerge qualcuno che non sia semplicemente un portavoce, poi quelli che emergono sono questi, cioè ci sono ancora questi personaggi in questo pseudo mondo liberale che voglio fare la carriera all'ombra di che aspettano di diventare gli eredi di Berlusconi o della Bonino. Ah, certo. A me questi qua fanno paura. Cioè, non ha... cioè, che cazzo stai aspettando? Non so, ma sono, non hanno neanche sono speranza di fare. Cioè, nel senso, sono veramente triste. Un capitolo di forte polemica, quindi direi che... Sì, lo so che non capivo, io me la prendo io, non ti preoccupare. No, vabbè, ma siamo tutti d'accordo su questo, cioè, ne parliamo da anni, siamo tutti e tre d'accordo su questa cosa, nel senso... E con questa nota di ottimismo, non so come definirli veramente, i liberali, finti liberali, non so, ma per chiamarli liberali sono insulti, non è un insulto, cioè, onestamente, ma lo sai che io mi sono sempre offeso quello quando mi chiamavano liberale, ho detto no guardi, lasci stare. No, infatti, no, lasciamo stare. Cioè, infatti, se uno deve essere affiancato al liberalismo italiano, meglio lasciar stare. Ma proprio storicamente, cioè, proprio no, sì, appunto, poi c'è il passato storico, per carità, da Giolitti, cioè, meglio lasciar stare, no? Meglio, esatto, da Giolitti in avanti. Quelli che ha mandato al potere, piaccia o meno, sono quelli che ha mandato al potere Mussolini. Esatto. Si sono tirati in palio, ha detto, prego, guardi, faccia lei, che io, noi questi comunisti non li vogliamo risolvere il problema. Comunque, propongo di... valutare con attenzione l'idea di Gianluca. Cioè, sì, però bisogna trovare le forze, non è che possiamo metterci noi 5 o 6, bisogna trovare le forze. Esattamente. E quindi chi ha le forze, chi ha i denari e ci ascolta, sganci o si dia da fare. Esattamente, sganciate i soldi ragazzi, cioè dateci una mano. No? Papale, papale. Esatto. Ciao ragazzi, buona cena. Ciao. Ciao, ciao.